Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Payday 2. Siamo qui in una lobby, subito dopo la registrazione dell'ultimo episodio. Facciamo qualcosa di difficilotto perché abbiamo trovato questi due nuovi amici, uno livello 65, quindi sfruttiamolo un pochino. Colpo in banca. Questi sono proprio professionisti, per fare la rotta a bada ai civili, sbagliate l'intero comune, scappate. Un bel po' di soldini, ma non so se riusciamo a farlo stealth. Quattro negozi, quattro negozi. No, dai, qualcosa di overkill, non come l'altra volta però. Vediamo un po'. Dai, 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 no. Nightclub. Nah. Ok, vai, colpo in banca. Ma si va. E vai, vai. Vado a noleggiare un DVD. Che cacchio? Va bene, inizia il colpo. Io tengo le munitions. Anzi, ora mi sa che mi compro anche un medikit. Qua, risorse. Kit medico, sblocca, sì. Sacche munizioni, sì. Trasmissione telecamere. Informazioni riservate. Un video, 8. The fuck? Posso scrivere? No, non posso scrivere ancora. Perché non posso scrivere? Ehi, voglio scrivere. Come scrivo? T, invio. No, non mi fa scrivere. Lui è speciale, lui non mi fa scrivere. Perché non mi fai scrivere? Ah, what the fuck, boy? Kit medico, sacca di munizioni. Dov'è che me la mette? Vabbè, sempre nel camerino la mette. Come faccio? Spazio, esco. No. Oh, come esco da sta cosa? E, Q. Oh mio Dio. Che cosa sta succedendo? Oh merda. Come ci esco da sta cosa? Tab, Ctrl, Alt, Shift. Esc. Oh merda. Oh, io metto pronto. Voi fate pronto, please. No, come si esce? Vuoi continuare? No! Esci! Non vedo. Mi sono... No, non scrive. What the fuck is going on? Oh, ragazzi. Ah, ecco. Mamma mia, che Kaizen. Sti colpi in mano fanno venire la diarrea. Equipaggiamento. Sacco di munizioni. Ok, sono due sacchi di munizioni. Queste sono le mine. È un kit medico? Non è che vuoi un po'. Si potesse anche sì. We are italiani. We are Italian, dai, senza italiani. Ok, I'm ready. Come on. Non mi piace sta cosa. È difficilissima ed è una rapina in banca. Ma è una buona cosa da mettere in combo. Gonna be good, ma fucka, it's gonna be good. Kit medico è là fuori. De, ma mia, proprio. Ok. Ok, mettiamoci la maschera. Penso che seguirò Richard Benzina. Cosa fai ora? Sta devastando le cose. Io farò fare principalmente a lui, penso, dato che gioca tipo 60 ore, come ha detto. In effetti manca ancora il trapano termico, ma non è un grande problema. Finché. Che cacchio sta a fa? Oh? Oh, non mi piace. Ok, ora, calma, sangue freddo. Speriamo che nessuno ci veda tipo dalle robe. Là c'è anche un cadavere. Perché c'è un cadavere? Oh oh. Ah, l'ha tipo massacrato di brutto. Perfetto. Yeah, I'm just watching the plot. Ah.
Non so se riusciamo a farlo completamente stealth. Non mi sembra il tipo di banca da farlo stealth. Io lo dico, non mi sembra. Oh. Ops. Ops. Attento, 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 attento. Oh my god. Oh my god, se questo è good. Ops. Oh mamma mia. Oh. Oh merda. Chi ha sparato? Ho la scheda. E muori, cafone. Ok. Quanto ci vuole? Alla fine partiamo sempre stealth, ma poi boom, tutti morti. Che bello. Andiamo a prendere delle assi, penso che sia una cosa buona. Tu stai buono. Anche tu. Ok. Io andrò a vedere se ci sono delle assi, perché mi sa che sono una cosa buona. Tanto che è difficilissima sta missione, sai com'è. A qui arrivano i poliziotti morti della serie, sono già morti. Mi piace come cosa, mi piace. Ok, ora con calma. Questa è una bella stanzetta, penso che passerò la giornata qui. No, scherzavo. Ah, ammazzate i poliziotti già prima che entri, no? Buona strategia, buona strategia. Quello è un civile. Chi è che spara? Chi è? Non so quanto tu possa essere preciso con un fottutissimo fucile a pompa. No, è giusto un consiglio, eh. Cioè, Vin Diesel lo usa sempre nei suoi film. Qualsiasi fi film lui faccia, alla fine usa sempre un fucile a pompa. Cacchio, anche Henry Dick prima o poi userà un fucile a pompa, ne sono sicuro. Morto? Sembra di sì. Ok, torno dentro. Ah, yes, that jump shot. Ok. Spero almeno di riprendere i soldi delle munizioni e del kit medico, che mi dispiacerebbe il contrario. Ah, vicino all'ambulanza. Ha senso, ok, ha molto senso. Quasi quasi l'apro. No, non mi serve niente più. Muori, muori. Muori. Sei morto? Morto meglio. Muori meglio, ti prego. Fammi sto piacere, ti voglio bene. Non ti ho mai chiesto nulla in tutta la tua vita. Beh, particolarmente perché non ti conosci. Ma quella è un'altra storia, vero? Oh, trova, no? Ah, ok. Mi sembra strano invece che non ci siano altri cassaforti, tipo, no? Ok. Tu stai a terra, stupida. Deve per forza fare la trasgressiva, se no non è contenta, no? Cafona. Sei una cafona. E anche tu, stai a terra. Grazie. Oh, mi piace l'approccio di questi, eh. Sono più fuori che dentro. In che senso? Vabbè. Ha assalto la polizia, non mi piace. Ah, comunque è là il coso. Gli assalti della polizia in genere non è che mi facciano molto contento. No, te lo dico perché. Cacchio, sta per arrivare un assalto della polizia. Con tanti, tanti, tanti scudetti. E non sto parlando di quelli di calcio. Cioè, come si fa a fare una cosa con quel tizio? Se permetti, io prendo un po' di cover. Ok, non mi piace, no, no, no. Muori, 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 muori. Mamma mia, quanto cacchio. Oh, che cos'era? Cioè, ma sti assalti, dove li organizzo? Oh, shit. Oh, shit. Oh, merda.
Oh, ok. Abbiamo tipo perso per sta roba che abbiamo fatto. Spero che non mi... well. GG. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Troppo fuori. Lo so, ma volevo andare a salvare la benzina, come che si chiama. Perché eravamo fuori? Perché... Ma perché scrivi due volte la stessa cosa? Perché scrivi due volte la stessa cosa? Chi è che parla? Facciamo di nuovo? Vai, scegliamo un nuovo contratto, dai. Facciamo una bella azione al 100 com... Overkill, dai, overkill. Una bella azione al 100 commerciale, overkill. Cerca cani da guardia, hai nome a 2 giorni, siamo già 11 minuti di registrazione. Questo è overkill. Facciamo questo. Dai, dite di sì, dite di sì. Tunzetin. Vadi, e io vado. Non è che mi faccio pregare troppo. Qua le munizioni sono importantissime. In tutte le azioni di centro commerciale che ho fatto, alla fine è sempre senza munizioni. E le cose che perdi, sempre per colpa delle munizioni. Cioè, no, colpa di Brent, parliamone. Bombola di gas? Bombola di gas, cos'è? Compra segretamente una bombola di gas. Cosa potrebbe mai servirmi? Boh, ora glielo chiedo magari. Ma questi qua che hanno più esperienza. Ok, yamoya. Aspetta, io non posso. Non sono ancora pronto perché devo. Tipo, io sono pronto quando entrano tutti, penso. Ecco, quella è un po' la cagata. Cioè, non posso nemmeno scrivere in chat, penso, guarda. Cioè, guarda, guarda, io clicco, premo invio, guarda, non scrive, non scrive. Colpa di Rent, decisamente. Cioè, poi dicono, ma è tutto un fattore psicoanalizzatorio, psicomotorio del flusso sanguigno applicato alla legge di Newton. Sì, decisamente, decisamente. Posso mettermi pronto? Non ancora. Vai, Zuriel. Wait. Posso comprare le bombole di gas? Servono a qualcosa? Ok, a quanto pare non lo sa. O sta scrivendo un poema o non lo sa. Penso che non lo sappia. No, lascia stare, ok. Overkill. Qua mi sa che stealth proprio non è possibile. Aspetta. Si può fare stealth. Ciao. Beh, allora direi che andiamo al secondo piano e poi tiriamo fuori le armi pesanti. If you know what I mean. Che cacchio? Di già. Ho capito. Io ammazzo quei tizi là fuori. Tutti per terra, tutti per terra. Dovete prendere il caffè a un bar diverso. Colpa vostra. Cioè, vedi della gente andare con un fucile. Con un fucile, con un giubbotto antiproiettili. Oh, muori? In un centro commerciale, cosa fai? Scappa! Chiama i rinforzi, ma scappa! Non è che stai lì a prendere il caffè. Proprio scemo, Bobo. Distruggi la merce. Ok. Sì, guarda come spreco le munizioni, mamma mia. Possiamo già andarcene? Sul serio? No, prendiamo un po' di soldini prima magari. Ok, quindi non mi devo più distruggere. Perché possiamo già andarcene, vero? Come fai? Ah, tu puoi, io no. Cos'è questa storia? Cioè, questo non me lo fa distruggere. Guarda, guarda. Ah, ok, io ho sprecato colpi. Interessante.
molto, molto rassicurante, no? Della serie, io sono un genio, lascia stare. Ok. Distruggiamo tutta la merce. Dai. Arrestato la polizia. Oh, questi costano tanto. Uno per vassoio. Non è che sono grandi, ecco che costano tanto. Ok, basta, andiamo ad aiutare. Andiamo ad aiutare. Andiamo ad aiutare. Oh, ci sparano. Plantifaus. Ah, ok, dobbiamo distruggere ancora. Posso distruggere roba qua? No, non sembra. Oh. Muori? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Non mi piacciono le flash. Mi piace solo quando le tiro io le flash, se permetti, eh. Oh merda. Oh, vedi se c'è la cassaforte qua. No? No, niente cassaforte. Posso distruggere questa? Sarebbe epico. Cioè, tipo, distruggi solo questa, ti dà tutta la missione. Ok, qua non mi sembra ci sia gente. Però lì sì, lì c'è qualcuno. Aspetta, lo prendo da dietro. Oh! Brutte cose le cose overkill, eh. Oh. La musica è tipo un po' un botto, devo dirlo. Morto? Oh sì. Scendono dai fottuti muri. Scendono dai fottuti muri. Oh merda. Sono dei Juggernaut. Sul serio, guarda, sono più impastati del culo di tua nonna. Oh mamma mia. Aspetta l'elicottero. Aspetta, aspetta, va che arrivo. Ah, è vero, si esce da qua con l'elicottero. Oh. C'è un cecchino, mi dicono. C'è qualche cassaforte qua, no? Ah sì, l'avete già svaligiata. Interessante. Ah, avrò usato le cariche. Oh merda. Calma. C'è un fottuto Juggernaut sotto. Non è che sta salendo le scale? È morto, spero. Quello è un terrorista, non è un poliziotto. Quanto manca? Vorrei prepararsi. Dai, arriva. Prende munizioni. Ah, un colpetto me lo faccio anch'io. Grazie. Non che mi servisse, però. Grazie. Terroristi. Tutta roba ai terroristi. Oh, motherfucker. 30 secondi, ok, 30 secondi ce la faccio, ce la faccio. Oh mamma mia, ma che cos'è? Per fortuna che bisogna tenere la calma con le munizioni, non sprecarle. Per fortuna, insomma, mi dicono, per fortuna. Se solo io prendo queste e le butto di giù, che stronza che sono. Sai trollare così? Ci puoi fare una serie bellissima di troll su Payday 2. Te ci scherzi, mamma mia. 6 minuti. Dai, non è qua. Ok, Oh merda. Tizio con lo scudo. Ok, l'ho ammazzato in volo. Che bestia. Oh merda. Oh merda, oh merda, oh merda. Ok. Prendi i gioielli. Prendi i gioielli. Oh shit, no, no. Vabbè, dai. Ma noi abbiamo il bonus banda viva. Giusto?
Ah sì, ci ha dato il bonus quando viva. XP viene a me, vabbè. Account tester 1 milione e passa con tanti 60.000 dollari. Figata. Figata, 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 figata. Quanta esperienza? Orco, 11.000 e passa. 14, no, 12.000 e 750. Bella, mi piace. Girette tattico, è ora disponibile nel tuo inventario. Figata. Ame. Amen. Good. I don't give a shit. Richard benzina. Oh, numero massimo di feriti gravi, Zural Power. Perché faccio solo headshot? Io no, non è proprio vero. Vedi se trovi lavoro all'Ucraina. Facciamo un episodio un po' più lungo del solito? Vabbè, ma questo. Questo li fai in 3 secondi. GG. Ora vedo. Scelta. Soldi. Mi piacciono i soldi. 13.500, vai. Ho recuperato i soldi di prima più o meno. Vediamo se c'è un nuovo contratto veloce, dai. Un bel lavoro all'Ucraina. Dai, dai, non dimmi che non ce l'hai. Dai. No, è difficile, non è overkill. Dai, qualcosa di overkilloso? No? Oh, no, non è lavoro all'Ucraina. Dai, non dimmi che non ce l'hai lavoro all'Ucraina. Non ti credo. C'è questo difficile. Tanto ci mettiamo poco e sono comunque soldi. Ok, esperienza più 2007. Ok. Aspetta, aspetta, vedo se c'è. Quattro negozi, no. Cornice in incastrato. No, qualcosa di overkill, dai. Per professionisti difficile. Non è quello che abbiamo già fatto adesso, difficile. Mi sembra di sì. No, banca oro, gioielleria. No, 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 non c'è. C'è questo difficile della serie, che è lo stesso di prima. Vabbè, facciamo questo. Poi dopo questo interrompiamo l'episodio che stiamo andando già per le lunghe rispetto al solito che è 15 minuti. Ragazzi, non abituatevi troppo a questi episodi un po' più lunghetti, è giusto che un po' di tempo stasera, quindi sto preregistrando un po' di episodi. Non pronto, io sono sempre pronto, cosa dici? Cosa mi dici? Dici mai? Tanto io posso stare anche là fermo, fa tutto, fa tutto sto tizio. Ma ve lo faccio vedere giusto così per farvi vedere un po' il livello di Xping. Comunque l'idea di metterci dei filmati veri e propri qua al lato è stata una genialata rispetto alle animazioni. Genialata, genialata. Spero che siano attori incaricati da loro questi. Vabbè, è una gif di quanti? È una gif, è un loop video di 3 secondi neanche. Chissà quanto l'hanno pagati. 10 euro, forse. Meno tasse. Anche 4 o 5, dai. Ok, dai. We are ready. Dai, Dashen. Bella. Non mi interessa. Tutti a terra, direi. Perché tutti? Perché tutto rallentatore? Chi è che spara? Vabbè, tanto c'è il coso, chi se ne frega. L'hai presa? Ok, obiettivo attivato, ora puoi fuggire. Fuggiamo. È vero, prendiamo anche un po' di soldi. Aspetta, prendiamo tutti i soldi. Tu cosa sei, un poliziotto? Prendiamoli, prendiamoli. Non per forza. Prendiamo tutti i gioielli. Prendi, prendi. Prendi, prendi. C'ho comunque soldi.
Ok, vado un attimo nel retro. Certo, c'è qualcosa anche qui. Qui c'è una cassaforte. Vabbè, non mi interessa. No, non ci sono gioielli. Ok, possiamo andare. Stiamo spostando. Come stiamo spostando il coso? No, non puoi spostarci il coso. Che pezzo di merda. Ma muori. Ora dov'è il nostro carissimo? Soldi, 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 soldi. Dov'è il punto di... Ho capito che ora possiamo fuggire, ma non c'è più il punto di fuga. Tu stai... Stupida. Oh! Com'è che passi davanti a una vetrina di un negozio rapinato così facilmente? Cos'è? Qualche problema di comprendonio? Ok, facciamo la bestia. È il nostro quell'elicottero? Non penso. Ecco, ora ci dobbiamo subire l'assalto della polizia. Eh sì, penso che sia nostro in realtà. Ah no, è della polizia. C'è scritto polizia. Sì, è della polizia. Mi ammazzare subito questi che fanno una paura boia su quelli tipo super pompati. Oh. Ok, potevi dirlo prima che era nello stesso posto di prima, solo tipo 20 metri più avanti. No, sul serio, avresti potuto farlo. Sì, è inutile che metti le mine. Vabbè. Che belle le mine, io sparo qua in mezzo. Bella. Molto probabilmente non ci daranno la fuga. Spero almeno. GG. Buffone. Vai al giorno successivo. No. Mannaggia. Perché parlo zembre io? Perché parlo zembre? Perché? Perché? Non potevo non parlare. Dai. Dai, dai, facile sto livello. Fuga. Viva la fuga, no? Ma che cacchio, colpa di Valente. Non posso nemmeno scrivere, vabbè lo dico. Colpa di... No, ora posso scrivere. The fuck? Vabbè, ci si mette un secondo. Ma che problema c'ha questo che scrive 3000 cose? Colpa di Valente. Che cacchio. Vabbè, ci si mette solo. Cioè, come fa? Cioè, avrà qualche problema tipo al che ne so, al tasto invio. E quindi tipo lo preme talmente veloce che fa talmente tanto che tipo fa. Danshen. Danshen. Can you be ready, please? Danshen. Colpa di Vrent, ovvio. Ma chi è? Un fappone. Ok, siamo pronti. I don't give a shit. Grazie. Oh, che figata, ci sono tutti cose diverse di questa roba. Ah, ok. Io sto nel parco, eh. Guarda che bellino sto parco. Pure la cosa. Trallallino, trallalla. Tunzi, tunzi, tunzi. Che carino, mi piace troppo. A Verona c'è una cosa del genere, molto più grande, ma non c'è una cosa del genere. Perché ci sono dei borsoni, what the fuck? Ah, sono i nostri borsoni, tra l'altro. Ah, e questo è anche il nostro... E l'autista è morto. Povero. Dite di no al massacro di autisti di rapine. Vengono sfruttati in maniera orribile. Vabbè, ci metto anche il mio. No, non me l'ha. Ah, è stata la polizia. 3 minuti?
Ah, che sei scemo, 3 minuti. Non sprecare munizioni, già ne abbiamo poche. Muori, 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 muori. Gafoni. Anzi, grifoni. Ok, gli vado incontro, perché io sono un pro e posso farlo. Cioè, guarda quante munizioni ho per la pistola. C'ho tipo 30.000 caricatori. Non è il nostro elicottero, penso, eh. Ma dai, lo prendo io, se proprio ti dà fastidio che rimanga lì. Che stai fissando? Bella la maschera. Prendi sta borsa in difesa. Presa, presa. Ah, hai paura che venga un poliziotto e la prenda. Capisco, capisco. È l'affetto paterno di un rapinatore per le sue borse di gioielli. Manca tipo 2 minuti. Che facciamo in 2 minuti? Facciamo un gioco dell'oca. No? Bel giochetto. Oh, arrivo da lì. Headshot, bitch. Headshot. Un temporale fuori casa. Muori, bitch. Muori. Muori, bitch. Oh shit. Oh shit. Taser? Dove lo vedi il taser? Voglio più danno a sta pistola. E voglio un mirino decente a sta pistola. Game Rally? Chi è che è uscito, scusa? Ah, è uscito il tizio là. Time Flies, che cazzo si chiamava? Firefly. Daredevil. Il nuovo Batman. Mannaggia. Ah, hanno sostituito Christian Bale. Ok, sono incitato. Colpa di vento. Oh mamma mia. Ma trovo tutti italiani io. Ciao. Ok, manca tipo 30 secondi. Giusto? 3, 4, 3, 2, 1. Ok, 30 secondi. Mamma mia. Oh, è quello il taser? Mi sa di sì. Oh, dove cacchio sta andando? Oh, oh. Spara, spara, spara. Cos'è sto lag che mi fa? Non sta ricando, vero? Ya. Yeah. Ya, nel senso di sì. Sì, scappa, scappa, scappa. Per il parchetto, che carino. C'è un borsone. Oddio, c'è un borsone, non ci posso credere. Chi è che lascia un borsone lì indifeso? Those feels. Punto di non ritorno tra 1 e 40. Preso il borsone, sì. Sì, l'ho preso. Spara l'elicottero. Ci siamo? Sì, ci siamo. Facciamo uno difficile. No, io stacco la registrazione dopo, quello è il punto. Siamo qui. Possiamo andare, direi. Ah no, lui non è dentro. Ah, ok, finita. 330.000, ricompensa contratto 112.000. Bonus bandavi. Vabbè, questa era abbastanza easy peasy, non era un overkill o altre robe. Account estero, 850.000. 44.000 di contanti, minzgabbro, fratello, ma chi, ma che cacchio, oh, ma fratello. Enter payday e io scelgo quella centrale as usual, cioè non as usual, però c'è tipo dammi dei soldini. Ho una maschera, basta che sia una maschera figa. Denim figo, tipo quello del jeans, no? No, scherzavo. Ok, ma per questo episodio penso possa essere tutto. Io vi ricordo di iscrivervi come al solito se volete essere aggiornati.
su quelli che sono i futuri caricamenti e gli upload e gli update del canale e di lasciare un mi piace se avete gradito questo episodio un po' extra lungo. Io vi saluto, ciao a tutti.